si sono adoperati per l'organizzazione di questo incontro, un posto di straordinaria bellezza e suggestione. Io ero avanti, non venivo più qua, però era un piacere dell'anima, del cuore e degli occhi vedere questi posti incantevoli, poi con i documentari che mi hanno fatto capire quanto era importante la nostra civiltà, quanto siamo stati grandi e quanto purtroppo la differenza è stridente con i tempi che viviamo. Ma questo è tutto un altro discorso che magari faremo in un'altra occasione. E io vorrei sempre che Fernando Pipieri introducesse questo tema, perché, come dire, ha spianato la strada. Quindi, per un relatore che parla anche successivamente è sempre avvantaggiato, perché trova sempre qualcuno che fa da apripista. Poi, se questo apripista è Fernando Pipieri, con la ventina di minuti ha mirabilmente descritto tutta la situazione di quell'autocrisi che è il 1799, credo che siamo tutti quanti più facilitati. Io pure ruberò un po' di minuti, perché Claudio giustamente è inflessibile, va anche l'orario in conto, per cui anche perché ci sono anche delle altre cose da il programma, per vedere le altre visite e quant'altro. Mi soffermerò principalmente sull'aspetto militare, perché il 1799, dicevo prima, è stato un atto veramente importante, ma allo stesso tempo tanto nefasto, soprattutto in 6 mesi, che hanno coinvolto in maniera pesante la nostra terra. Terra in tempo il regno di Napoli. Sappiamo benissimo che già da qualche anno, io per parte, aveva iniziato a invadere la penisola italica, aveva invaso Lombardia, poi Lucani, e quindi aveva formato questi stati satelliti che altro erano se non delle appendici della grande francese, proprio le appendici di Parigi. Invade il ducato romano, costringe il papa, addirittura l'esilio, il papa Pio VII, sesto e poi settimo, ma Pio VI morirà in esilio, no? Perché sarà trasferito in Francia, in cattività praticamente. E chiaramente l'altra ciliegina che veniva subito dopo il ducato romano è il regno di Napoli. Prendiamo quanto il Borbone effettivamente tenta di correre ai ripari e, approfittando dello stato di debolezza dell'esercito francese che era impegnato nella campagna dell'Italia settentrionale, decide in maniera a mio avviso un po' malaccorta di andare a riconquistare il ducato romano per ricostituire l'autorità papalina. Sappiamo che la manovra riesce in parte. C'è l'aviazione francese, l'esercito napoletano era mal guidato, che tra altre cose sarebbe poi il caso qualche volta, magari in un'altra occasione, di fermarsi un po' sulla figura di quello che a cui viene affidato il comando dell'esercito napoletano, che è quel generale austriaco Karl Mack von der Bank, che guardate caso era un grande stratega, un grande studioso dell'arte militare, però non aveva mai combattuto una battaglia in vita sua, tant'è vero che quando si trova di fronte a Napoleone Bonaparte, Napoleone Bonaparte riesce a sconfiggerlo senza neanche ingaggiare in battaglia. Quindi lo Stato Maggiore napoletano, anche la corte napoletana, aveva sempre delle difficoltà di individuare gli uomini giusti al posto giusto, al momento giusto, lo vedremo ancora nel 1860 con risultati catastrofici. Fatto sta che l'esercito napoletano si scioglie, i re chiari sono costretti a rifugiarsi in Sicilia, qualcuno dice sono fuggiti, forse era la condizione necessaria, perché quando un territorio è invaso, è chiaro che il sovrano deve mettersi in salvo, qualcuno dice che è scappato, ma fatto sta che si rifugia a Palermo, in Sicilia, in un posto che Ferdinando IV, pur regnando già da parecchio tempo, non aveva mai conosciuto, non c'era mai stato. Si trova bene, perché poi lo sport principale suo era lo sport di caccia, quindi riesce a trovare insomma l'habitat naturale. Chiaramente chi comandava veramente nella corte
Napoletano, l'ha detto anche più affrontato di me, era la regina Maria Carolina, che poi era la sorella di quella Maria Antonietta, che aveva subito il taglio della testa qualche tempo prima, ma c'era soprattutto l'influenza inglese, che era l'ammiraglio Nelson, che poi sarà uno dei responsabili di quella famosa restaurazione borbonica che pigliò quella piega che Ruffolo avrebbe visto. Ma andiamo con l'ordine. Rifugiandosi in Sicilia, la prima cosa che fanno i regnanti borbonici e i consiglieri militari è quello di cercare di guarnire le coste siciliane, perché si credeva che prima o poi il luogo di Championnet, che era questo famoso generale di cui ho sentito parlare prima, che non è stato il peggiore tra i francesi, tanto è vero che lui è stato l'unico, anzi, che ha cercato di dare un minimo di respiro alla sua azione, tanto è vero che pagherà per questa sua come dire, quasi bastonamento di democrazia, perché sarà proprio Championnet che favorirà la nascita del governo della Repubblica Napoletana, verrebbe sconfessato al direttorio che lo richiama in patria, addirittura un giorno per questo. Come sappiamo, Napoleone aveva una concezione molto particolare degli stati e società, lui era solo servire all'uso e consumo della madre patria, quindi non si poteva assolutamente consentire che in un paese come il Regno d'Italia venisse impiantato un governo autoctono, diciamo così, che fatalmente doveva pensare agli interessi del suo territorio, del suo stato e non agli interessi del paese. E quindi Championnet pagherà per questa sua apertura, diciamo, a fase democratica. Nel mentre si cerca di rimpiazzare il prevedibile attacco dei francesi e giacobini in Sicilia, compare sulla scena uno strano personaggio. Perché strano? Perché era un cardinale che non era prete, era consentito, però era una stranezza. Era un uomo che si era molto dato da fare negli anni precedenti nello stato pontificio. È dipinto dalla lungata storiografica dominante come una persona di brigante, un malfattore, c'è questa leggenda di questo cardinale Ruffo. In effetti non è così, anzi era una persona dalle idee molto avanzate. Se noi, e lo diceva Fernando prima, se noi pensiamo che a Roma, proprio per le sue politiche, diciamo, moderne per quei tempi, si indica gran parte dell'establishment dello Stato Pontificio, tanto è vero che il Pontefice, pur riconoscendo i suoi dubbi meriti, è costretto a licenziarlo, proprio perché era entrato in urto con la classe dirigente romana, con la classe conservatrice che voleva avere ancora il monopolio e il dominio su tutto. Si capisce che non è quel personaggio che è stato dipinto in maniera così nera dalla vulgata storiografica dominante. Guardate, non tutti sanno, tra altre cose, il cardinale Ruffo è stato superintendente di Caserta, di San Lorenzo, e quindi ha ricoperto ruoli abbastanza importanti, e in tutti i compiti da lui esercitati ha sempre cercato di guardare oltre, di guardare avanti. Guardate che non tutti sanno che il primo che iniziò la modifica delle valute puntine, che poi verrà portato compimento durante il fascismo, è stato proprio il cardinale Ruffo. Quindi le coltivazioni intensive in alcuni parti, lo stato di Vice del Domingo e dell'Ufa. Insomma, cardinale Ruffo, guardate, non è quel personaggio da buttare alle ortiche come ci ha dipinto la storiografia dominante, come soprattutto ci dipingerà, prepariamoci, perché l'anno prossimo, caro Presidente Santarelli, caro Claudio, siamo proprio nell'anniversario, no? 2019, 1799, ne sentiremo di peste e di corna sul cardinale Ruffo, quindi cerchiamo di attrezzarci con una bella corazza per cui respingere questi attacchi, che sicuramente, nonostante il buon Gerardo Marotta sia passato a Bigliormina, c'è sempre ancora qualcuno dei suoi discepoli che continua a, come dire, a riverberare queste notizie destituite di ogni fondamento, che poi basta considerare le carte, basta leggere le carte con i quali, che sono poi quelli con i quali si dovrebbe fare la storia per vedere che questa leggenda era cosa esiste. Alla corte di Palermo, dicevamo, si mette in pianista questo cardinale, questo strano cardinale che prete non era, e fa una proposta, come al solito, rivoluzionaria. Dice: ma perché voi pensate a difendere le coste della Sicilia? Andiamo all'attacco.
Qual è il migliore cancro? Non è la conferenza, ma dai. Viene preso per lui per pazzi, ma con quali uomini, con quali mezzi, non abbiamo più esempio, non abbiamo più niente, non vi preoccupate, dice lui. Io comincerò con i miei avanti calabresi, capiamo, Ruffo era calabrese. Inizialmente non gli è dato credito, poi dopo varie pressioni riesce a mettere in piedi questo suo progetto, parte con 6-7 uomini e parte in Calabria e qui comincia a radunare questo suo esercito, sui generis, non era un esercito regolare, era un'armata in cui confluivano contadini calabresi, in cui confluivano ex soldati del 18 esercito borbonico, commercianti, artigiani, il nucleo fondante all'inizio e soprattutto quello dei suoi calabresi, che sia lui che il fratello erano dei grossi latifondisti calabresi, quindi inizia il nucleo di questo esercito, inizia proprio dai calabresi. Un esercito, e qui è la intuizione geniale che abbiamo visto vincendo il campionato di tutto, che solitamente viene definito come armata salvista. È una, come dire, una semplificazione che non è proprio attinente alla realtà, perché lui costituisce un'armata che intelligentemente chiama armata reale e cristiana. Perché reale e cristiana? Reale perché si faceva, agiva per nome e per conto del legittimo re di Napoli, che era Ferdinando IV di Borbone. Cristiana perché non c'era andato in piedi prima, la nostra terra è una terra cattolica, ispirata ai valori della cristianità, del cattolicesimo. E perché questo è importante? Perché dall'altra parte, quella barricata, c'era l'ateismo, c'era l'agnosticismo, c'era l'albero della libertà. Sapete cos'era l'albero della libertà? Era quello che i francesi avevano impiantato al posto del crocifisso. Avevano tolto il crocifisso, avete visto il filmato? Quello non è un filmato così che Claudio Santarello è pescato dal cilindro come il coniglio, no? Fatico. Ma è quello che effettivamente è accaduto, per esempio, che sono Amiri, come abbiamo visto nell'altro filmato. Al posto della croce, ai valori incarnati alla croce, i giacobini sostituiscono l'albero della libertà, l'hanno chiamato scrupolo. Perché? Perché sotto l'albero della libertà che si sposava, ci si univa in matrimonio, si faceva l'amore, si facevano gli spogliarelli, si consomigliava, si mangiava, si beveva, insomma, tutto si faceva. Tutte cose che è difficile poi immaginare all'ombra del processo. Il cardinale Ruffo ha un'idea geniale proprio questa, cioè la partita, la vince già all'inizio. Secondo me non doveva neanche scendere in campo, usando un termine calcistico, visto che siamo in tema di mondiale. Perché? Perché quando si vanno a toccare i sentimenti religiosi di un popolo altamente religioso, come è il nostro e come continua a essere il nostro, e questo lo vedremo ancora di più nel 1860, il brigante del 1860, di cui ho sentito un ottimo pezzo fatto dagli amici, avevano nel taschino e aveva addirittura tatuato le immagini della Madonna, dei Santi. Quindi si combatte il nome e per conto di una religione che veniva calpestata sia nel 1799 ma anche nel 1860, innalzando altri valori che cattolici, moderni, cristiani, moderni. Io non so se il cardinale Ruffo si sia ispirato a questo articolo, no? Quando la famosa battaglia di Montemiglio, questo amico che combatteva contro Massenzio, gli viene questa visione, no, Silvio Vinces, la croce, Costantino, che forse non era neanche lui tanto convinto di essere cattolico, capisce che quella è la maglia, la casacca vincente, adotta l'emblema della croce e sconfigge i pagani in assenza. Io penso che più o meno cambiato il Ruffo fa una cosa del genere. E da partita inizia a risalire lo stivale, a questa impresa partecipa il nostro Domenico Petromanzi, che poi nel 1801 fa questa cronaca importantissima, una cronaca in cui è puntualissimo nel riferire tutti gli eventi, tutti gli accadimenti, ed è sicuramente, come dice Claudio Saltarelli, una opera, una cronaca di parte, ma è una cronaca molesta, in quanto riesce a riferire sia le pagine brutte da un lato che dall'altro.
Era una guerra civile, signor Piero, c'è cosa peggiore di una guerra civile, cioè si combatteva tra napoletani salvatisti, chiamate così, e napoletani repubblicani, quindi era una bella morte, da che molto in molto la guerra civile, abbiamo visto più 800 testati, l'abbiamo visto anche nel 45.